Ed eccoci in una nuova puntata di O ti sposi o muori con Cornelia sola e unica co e con le sue facce che dice: Ma perché sono ancora qui? Ma chi me l'ha fatto fare di venire in questa stagione? Ebbene sì, se vi piace questa serie vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento e a condividere questo video se la serie vi sta piacendo. Iniziamo con il video. Allora, eccoci qui alla terza puntata di O ti sposi o muori challenge, seconda stagione. Cornelia non è per niente pronta, le ragazze nemmeno. Ah, Diva, ma la smetti di terrorizzare questa povera volpina? Cioè, è terrorizzata da Diva. Diva, non iniziamo. Iniziamo che tu ti butto direttamente nella pianta mucca, sappilo. Mentre Cornelia va a dare da mangiare alle piante mucche, io giro la ruota e vediamo un po' quale sarà la prima sfida di questa terza puntata. Vai, ruota, scegli la prima sfida. Giardinaggio, ok. Allora, in cosa consiste la sfida di giardinaggio? Praticamente, ovviamente il nostro orto sta benissimo, non devono fare niente, ma che cosa faremo? Io gli le dovranno piantare in poche parole. Quindi io metterò appunto delle file di fiori o comunque cose da piantare, quella che finisce per prima si prenderà l'appuntamento, almeno un probabile appuntamento, perché poi lo sapete, a fine sfide vediamo chi si aggiudica realmente l'appuntamento e l'ultima a finire appunto invece si beccherà un punto negativo. Oppure le ultime a finire, chi lo sa, vedremo appunto come andrà questa sfida. Io inizio ad organizzare il set qua al campo da battaglia e poi facciamo partire la sfida. Ok, sono in posizione, speriamo bene che non si vanno a boicottare l'uno con l'altro. In teoria dovrebbero stare nelle loro corsie, ma vediamo, lo scopriremo presto. Anzi, provo a fare una cosa prima di iniziare. Voilà, voilà, che lavoro, che lavoro, che lavoro. Che ho fatto, mamma mia. Speriamo che serva qualcosa questo recinto e che non si vanno a boicottare l'una con l'altra. Controllo un secondo la loro abilità di giardinaggio. Sono partite, almeno spero, me lo auguro. Allora, come mi devo mettere per poterle vedere meglio? Così, allora, sono tutte quante al primo frutto. Ecco, gradisce il giardinaggio, va bene. Gradisce il giardinaggio, va bene. Gradite quello che volete. No, 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 Michela, ferma! Ok, allora, stanno ripartendo. Sono tutte quante a quota 2. Sì, speriamo che Michela questa volta non faccia altri danni. Mi raccomando, Michela, stai nel tuo percorso. Se no io così non posso lavorare. Oh, mamma mia, Michela mi fa paura però, eh. La sto tenendo d'occhio. Ok, dai, stanno piantando tutti quanti il terzo. Loro tre si sono alzati insieme e Michele e Diva per ultime. Ok, loro sono partite, spedite. Siamo all'ultimo, vediamo chi si alza per prima. Alla Diva la vedo proprio male, eh. Alberto,
Alberto si è alzato per primo e Diva per ultima. E Diva per ultima, assolutamente sì. Ma io adesso dico che Alberto si è preso un appuntamento e Diva un punto negativo. Se ci sono poi dei cambiamenti, ve lo faccio sapere in editing. Ok, perfetto, sfida finita. Smonto tutto il set che ho montato con tanta fatica e andiamo alla seconda sfida. Vai, ruota, scegli la seconda sfida. Dipingere, va bene, va bene. Ok, allora andiamo a montare il set per queste pittrici e vediamo un po' come se la cavano. Ok, pronte, prontissime, siete pronte a dipingere? Vi sentite cariche? Vediamo un po', facciamo per tutto un dipinto figurativo. Sì, dai, cambiamo un po'. Facciamo il dipinto figurativo, vediamo un po' che cavolo vanno a disegnare, perché io veramente sono curiosa. Forza! All'opera, prendete pennelli, matite, colori e lavorate. Sì, regina, le lucciole guardano un altro giorno. Ok, voglio vedere quanti omini splendidi usciranno appunto da questi quadri. Oh mamma, già inizio a vedere degli sgorbi, altro che omini belli. Oh no, è troppo divertente questa cosa. State copiando voi tre, si vede che state copiando tutti da Michela. Brave, brave. Alberto, cosa stai disegnando? Che omino è quello? Cornelia, non sei tu, non ti preoccupare, non sei assolutamente tu questo scorpio, non ti preoccupare, io le uccido a tutte se si permettono di dire che sono io. Ah, dai, carino quello di Alberto. Almeno loro ne hanno fatti due diversi, questi invece l'hanno fatti tutti e tre uguali. Cioè, proprio fantasia, portami via, siete tre copione, tre copione. Ok, no, Michela sei una perfezionista. Oh, abbiamo finito, vediamo un po'. Diva normale 139. Sei figurativo, Michela normale 162, quindi ha già battuto Diva. Kelly normale 150, sei al secondo posto per adesso. Regina normale 92, oh mamma mia. E Alberto 108. Regina, ti prendi un punto negativo. Punto negativo. E invece l'appuntamento se lo aggiudica Michela, brava Michela. Appuntamento pure per te. Dobbiamo vedere appunto tra te e Alberto chi se lo prenderà. Ok, perfetto, bravissime, non sono andate in malaccio. Abbiamo comunque due appuntamenti tra Michela e Alberto. Quindi adesso faremo la terza sfida per l'appuntamento. Quindi vediamo un po' che come se la caveranno. E Regina sei a meno 3, io te lo dico, io te lo dico, sei proprio a meno 3. Kelly invece è la nuova Stefania, sta sbaragliando tutta la concorrenza e ancora a 0 punti. Mamma mia Kelly, sei bravissima, sei proprio bravissima. Ok, andiamo a scegliere grazie alla ruota la sfida che dovranno fare Alberto e Michela per vedere chi si aggiudica l'appuntamento. Vi ricordo che Alberto già ce l'ha un appuntamento con Sasha. Tutti con Sasha stanno, va bene, va bene. Andiamo di ruota. Vai ruota, scegli la terza sfida. Una composizione floreale. Va bene. La composizione floreale, dopotutto, devono andare ad un appuntamento, quindi ci sta, la ruota ha ragione. La ruota ha perfettamente ragione. A un appuntamento si va con i fiori. Cioè, ma se no, che razza di appuntamento è? Quindi, quella che farà il mazzo migliore, il bouquet migliore, si aggiudicherà appunto l'appuntamento. Ok, perfetto, sono pronte. Io ho alzato l'abilità a livello 2 perché io voglio far fare un bouquet di rose. E ci sta, infatti, eccole qua. È perché ovviamente è un appuntamento, quindi dobbiamo decine di rose rosse, ovviamente, per un appuntamento ci sta tantissimo. Quindi andiamo di rose e forza. Kelly
Che vinca la composizione migliore. Come si fa? Non me lo ricordo, nemmeno io. Siamo messi bene qua. Allora, tu taglia, non li devi annusare, ecco, sei pure allergica. Mamma mia, Michela, Michela, Michela. Qua sta per venire giù un diluvio, meglio che vi date una mossa. Alberto, se, sì, ok, le ultime parole famose, non l'avevo nemmeno detto, però Alberto è più veloce. Cioè, sta posizionando tranquillamente, senza problemi. Sì, Michela, Michela, Michela proprio se la sta cavando malissimo. Cioè, ci sta proprio pensando, si sta disperando. Non lo sa manco lei come cosa cavolo sta combinando. Sta facendo le cose a caso, tutte allergici a sti fiori. Non li dovete annusare, infatti, li dovete mettere e basta. E se poi puzzano? Se poi puzzano, ci mettiamo il profumo. Andiamo a vedere queste composizioni come sono. Allora, Alberto, normale. Michela, normale. Dannazione! Impeccabile e impeccabile. Cavolo. Costano pure uguali? 145. 145. Sono uguali, uguali, uguali. Ok, allora andiamo con un'altra sfida e vediamo un po' che cosa sceglierà la ruota per loro. Vai ruota, scegli un'altra sfida. Suonare uno strumento. E dalle rose ovviamente si passa alla serenata con il violino. E che serenata! Povere, povere bodybuilder, che cosa dovranno sorbirsi? Bene, bene, archetto alla mano e siamo pronte. Con i tappi noi siamo prontissimi con i tappi a sentire questa bellissima melodia. La prima, oh mamma, Alberto se la sta cavando benissimo. La prima che arriva a ottenere il punto, abilità, si prende l'appuntamento e a vedere le barre così, Alberto la sta stracciando a Michela. La sta stracciando, ma pure Michela è ispirata, ma non so perché non usa appunto il suo mood ispirato. Vabbè, non vuole l'appuntamento a quanto pare. E Alberto vince e si prende un altro appuntamento. Sarà con Sasha? Non lo so, lo scopriremo presto, perché a quanto pare Sasha si becca tutti gli appuntamenti e già ce l'hanno appunto loro due l'appuntamento insieme. Quindi vediamo un po' con chi sarà questo appuntamento di Alberto. Speriamo che non sia Sasha. Speriamo. Andiamo dalle bodybuilder. Cornelia, sei soddisfatta di questa sfida? Per niente? Per niente, non è morto nessuno ancora. Non ti preoccupare. Prossima volta c'è la quarta. Agnes, ti vedo là dietro che stai girando in tondo. Vabbè. Prossima puntata ci sarà la quarta puntata con il giudice. Quindi aspettati delle belle, eh. Aspettati delle belle perché quando ci sono i giudici sono problemi. Sono problemi per loro, non per te. Per loro sì, sono tanti problemi. Ok, perfetto. Andiamo dalle bodybuilder. Ed eccoci pronti con le bodybuilder! Sono carichissime, carichissime perché vogliono vincere un appuntamento perché non sono d'accordo che li sta vincendo solo Sasha. E che cavolo, Sasha, basta, fatti da parte! Agnes ovviamente sempre in tuta, non può mancare. E con questo sguardo di Tyra che dice oggi l'appuntamento sarà mio, andiamo a girare la ruota e vediamo che sfida dovranno affrontare. Vai ruota, scegli la sfida delle bodybuilder. Giocare ai ferri di cavallo, benissimo. Allora, non mi ricordo se con questo gioco escono i punti, esce chi ha vinto oppure no. E in quanti possono giocare pure? Ah, cavolo! Una resta fuori. Una resta fuori fino a 4. Se no, io appunto mi conto. Vabbè, lei è quella con più punti. Gioca con Agnes. Va, vai a giocare con Agnes. Vai, Agnes, divertiti. Quella è con più punti negativi. Quindi, proprio per penitenza, gioca con Agnes.
Agnes, dai, gioca pure tu. Io vedo quante volte riescono a prendere il palos e così decido appunto chi vince. Facciamo così. Agnes, sei fuori. Te lo dico io. Allora, io prima a Tyra non l'ho vista. Esultato, penso che l'abbia preso, ma devo andare a fiducia. Pure questo è fuori. Irene è fuori, fuori, fuori. Silvia fuori, Irene fuori, cioè fate proprio schifo a questo gioco, eh? Cioè ve lo devo proprio dire. Proprio schietta schietta, papale papale. One eternity later. Ok, si sono fermate pure loro, quindi vediamo un attimo chi è che ha vinto. Chi ha vinto tra di voi? Allora, Irel perdente per aver perso una partita. Invece ad Irel, no, come ti chiami? A Tyra non è uscito nulla. Quindi sarà arrivata seconda o terza. Irel invece, punto negativo perché è uscito proprio perdente. Sasha pure sarà arrivata seconda o terza. Silvia, abbiamo visto, ha vinto di là con Agnes. E ha vinto Irene! Brava Irene! Brava, brava! Allora, punto negativo ad Irel che arriva a meno 3. Invece Irene si becca un probabile appuntamento. Vai ruota, scegli la seconda sfida. Giocare a scacchi. Però mi è venuto in mente che pure Silvia ha battuto Agnes, quindi pure lei si aggiudica un pezzo di appuntamento. Poi tanto alla fine vedremo chi se lo prende questo appuntamento. Quindi io dai, io la premierei proprio per questo, per aver battuto Agnes. Che non è facile, non è assolutamente facile. Allora, è uscita la sfida a scacchi, eccole qua tutte quante pronte. Allora, ho messo pure Agnes a sfidare. Le ho abbassato l'abilità a livello 1 come tutte le altre, quindi non sta barando. Perché appunto volevo vedere dove sta? Ok, non c'è proprio, è sparita perché gliel'ho tolta del tutto. E praticamente adesso a sfidarla non è più Silvia, perché Silvia era quella con più punti negativi e l'ha già battuta, ma è Irel, perché pure Irel è arrivata a meno 3 punti, quindi questa volta sarà Irel a sfidare appunto Agnes, quindi buona fortuna Irel. Tyra invece sfiderà Sasha e Silvia sfiderà Irene. Perché? Perché hanno la pettinatura uguale. La mia è più bella, no, la mia è più bella. Vai, vediamo un po' chi si becca. Punti negativi, punti positivi, appuntamenti. Forza ragazze, datevi da fare, fateci vedere quanto siete intelligenti. Oltre ai muscoli, e vediamo un po' Iris se riesce a battere Agnes, perché se riesce a battere Agnes, guarda, ha barato Agnes, l'ho vista, oh mamma mia, ce la posso fare qua, l'ho vista che ha barato, penso che ci siamo quasi. Penso che ci siamo quasi. Che è successo? Tu perché ti sei alzata? È finita la partita? Loro non hanno finito la partita. Perché questa si è alzata? Ma scusami. Devono ricominciare loro perché non so perché Sasha si è fermata. Intanto andiamo a vedere le altre se hanno finito, soprattutto. Ha vinto Agnes. Ha vinto Agnes, Tyrell. Ti è andata male. Ti è andata male. Tra Silvia e Irene invece ha vinto Irene. Allora aspettate che do un punto di negativi. Un po' di punti negativi. Irel arriva a meno 4. Oh, invece Silvia arriva a meno 4. Benissimo. Voi due dovete finire. Ok, ha vinto Sasha. Brava Sasha. Tyra ti prende un punto negativo. Arrivi a meno 2. Allora adesso come facciamo? Praticamente Sasha ha vinto, qui ha vinto Irene e qui ha vinto Agnes, quindi Agnes, ok, non ci interessa, Agnes non è in gara, quindi voi sparite e facciamo praticamente uno spareggio tra Sasha, sempre Sasha, e Irene. Adesso gli metto le abilità allo stesso punto, cioè gliele metto a livello 2. Irene, livello 2. Sedetevi qui e vediamo
chi dovrà andare a fare lo spareggio per avere appunto l'appuntamento. Quindi tra Sasha ed Irene vediamo chi vincerà e si aggiudicherà appunto il primo posto per l'appuntamento. Ok, oh, mi sa che ha vinto. Sì, ha vinto cosa? Ha vinto Irene. Infatti, guardatela qua come fiera, ho vinto io, ho vinto io, bella mia. E niente, Sasha è stata battuta, non ci credo. Sasha, ti do un bel punto negativo perché tanto sei a meno uno. E Irene si prende. Questo è già il secondo appuntamento di Irene. Brava Irene, ti stai facendo valere. Ti stai facendo valere in questa puntata. Brava, brava, brava. Perfetto. Allora, siamo alla terza sfida, che è quella dello spareggio degli appuntamenti tra Silvia e Irene. Irene ne ha ben due di appuntamenti, ne ha 22. Quindi già solo per questo dovrebbe appunto vincere lei. Però voglio farla lo stesso. Voglio farla lo stesso. Se è veramente brava, si aggiudicherà pure questo. Quindi vai, ruota, scegli la sfida dell'appuntamento. Ping pong! E vai, ci piace. Ok, siamo pronti. La sfida è. No, gioca ping pong contro Irene. Vai, ragazze, spostatevi. Irene, spostati, che sei proprio in mezzo al campo. Vediamo un po' tra le due chi si prenderà questo appuntamento. Quelle dai capelli uguali. Alla fine sono arrivate alla finale di questa puntata e vediamo un po' chi si prende. Ah, Irene ti sta strabattendo, eh. Ti sta battendo per ora. Vediamo un po' se Silvia rimonta. No, no, fuori, fuori. E brava Irene, brava, si è fatta valere, eh. Si sta facendo valere. Fuori. Cioè, sarebbe punto in realtà. Ah, aiuto, Silvia sta recuperando. Silvia sta recuperando. Brutta questa. Sono uscite delle belle sfide, dopo tutto, perfe quasi perfette, cioè perfette per le bodybuilder. Mi sono piaciute, mi sono divertita. E adesso sono veramente curiosa di vedere chi vincerà questo appuntamento perché le vedo molto molto aggressive entrambe. Silvia sta recuperando. Secondo me sta vincendo Silvia, eh. Secondo me sì. Irene le ha fatto un punto. Ah, un altro punto. Irene sta recuperando. È finita, vince Irene. Punteggio finale 3 a 2. Oh, che carine, sono andate a stringergli la mano. Complimenti, Irene. Alla fine si è aggiudicata l'appuntamento con Alberto. E vai, non ha vinto Sasha questa volta. Sei contenta, Agnes? Perché non sei contenta? Perché non ti vedo contenta? Che succede? Oh, Sasha non la mia preferita. Lo si dicono queste cose, Agnes. Non è vero, io sono contenta invece che per una volta non ha vinto Sasha un appuntamento. E che cavolo, e basta, spartiamo, diamo anche agli altri, no? È d'accordo Agnes con me. Ok, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata con il giudice e vediamo un po' se qualcuno ci lascerà perché ormai stiamo arrivando alla finale. Stiamo arrivando alla finale, mi sa che con i punti che hanno, qualcuno ci lascerà. Eh sì, mi sa proprio di sì. Oppure no, non lo so, lo scopriremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!